a compiere l'atto più significativo della cerimonia, lo scoprimento e la benedizione del cippo intitolato al capitano Giuseppe Bertolotto. Farà seguito la lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa all'ufficiale e del suo testamento morale. Schietto! Atten! Don Lorenzo Cottali, capo servizio spirituale del comando truppe alpine, accompagnato da Don Filippo Rosetti, figlio del caporal maggiore Giovanni, procederà con l'impartizione della benedizione. O Signore, fa che con la presenza di quest'opera... O Signore, fa che con la presenza di quest'opera sentiamo vivi in mezzo a noi coloro che ci hanno preceduto compiendo con dolore e sacrificio il loro servizio alla patria. Con la loro presenza e il loro aiuto il nostro dovere di ogni giorno si compia con slancio e amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Picchetto, riposo! Si dà lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria conferita al capitano Giuseppe Bertolotti. Picchetto, attenti! Presenta! Capitano Giuseppe Bertolotti, secondo reggimento artiglieria da montagna, comandante della 44esima batteria sommeggiata, allievo dell'Accademia Militare, corso straordinario anni 1914-1915,
nato a Gavardo, Brescia, l'8 maggio 1890, morto in prigionia a Innsbruck, 29 dicembre 1917. Motivazione. Magnifica tempra di soldato, sempre primo nelle più rischiose imprese, là dove maggiore era il pericolo, diede ovunque il più fulgido esempio di valore, di patriottismo, di fede. Comandante di una batteria, nelle più difficili condizioni, in terreno aspro, scoperto, fortemente battuto, e sulla medesima linea delle fanterie avanzate, cooperò alla difesa della posizione fino all'estremo limite del possibile. Circondato da ogni parte, non si perdette d'animo ed incitò i suoi uomini alla resistenza. Ferito più volte mortalmente e già prigioniero, non desistette dall'incurare gli altri, finché, rimasto privo di sensi, venne trasportato in un ospedale nemico, ove decedette pochi giorni dopo, lasciando scritti nei quali si diceva lieto di morire, nella visione di un'Italia più grande, più nobile e più potente. Monte Padenecchi, 21 novembre, 4 dicembre 1917. Chetto, via! Arm! Qui, posso!